Kuala Lumpur, Gran Premio di Malesia. Una giungla in asfalto con temperature altissime e variazioni meteo repentine. Oggi, come in una lotta per la sopravvivenza, ogni pilota darà il massimo per dimostrarsi valoroso e forte, ma solo uno riuscirà ad imitare le gesta leggendarie di Sandokan. Signore e signori, benvenuti al 16° appuntamento stagionale targato TST F1 Racing. Stop and go e via per scoprire chi metterà in pista la grinta della Tigre di Monfracè. Buonasera cari amici del TST e benvenuti al 16° appuntamento stagionale. Siamo in Malesia, questa sera in cabina di commento con me abbiamo Alex Diga. Ciao Alex. Ciao, buonasera a tutti, ciao Omar. Niente, allora, io intanto sto già guardando le previsioni meteo e i piloti sembrano siano stati fortunati. Non è prevista pioggia né in qualifica né per la gara. Sì, l'ho notato anch'io, molto molto fortunati credo a questo punto, perché qui in Malesia è una pista che è sempre molto, cioè ha le previsioni sempre molto variabili, diverse, molto molto diverse tra qualifica e gara, può capitare la pioggia sia in gara che qualifica, quindi i piloti questa sera in Academy sono molto fortunati. Molto bene, intanto vediamo che i primi piloti stanno iniziando a prendere il via della pista. Sì. La Pirelli su questa pista ha portato mescole, tre tipi di mescole come di sua consuetudine. La gomma obbligatoria per la gara è la gomma hard, quindi per forza di cose dovranno utilizzare almeno un treno di hard, quindi le gomme sì, con la banda arancione, salvo ovviamente caso di pioggia. Esatto, nel caso in cui dovessero montare gomme intermedie o full wet, però stando a vedere le previsioni che ci dà il monitor, per ora non è prevista. Ci fidiamo fino a un certo punto perché è successo più di una volta che poi che le previsioni insomma non fossero esatte. Esatto, speriamo per i piloti dicendo che non piova, perché comunque questa qui è una pista che anche in difficoltà sulla pioggia dà molte difficoltà ai piloti, quindi per lo spettacolo sicuramente la pioggia ci può arricchire la serata, però comunque per i piloti non è una bella esperienza su questa pista. Ma secondo me comunque, stavo dicendo che comunque le gomme, no? Alla fine ci sono le soft, le medie e le hard, quindi le gialle, le bianche e le arancioni. Con queste mescole comunque pochissimi piloti riescono a fare una sosta, quindi il minimo per tutti sarà su credo due soste. Zero persone, assolutamente. Piloti stasera credo tutti su due soste. Minimo. Almeno due soste, quindi sì, sicuramente ci sarà movimento in pista, perché poi due soste si possono creare una serie di combinazioni dove l'unica costante rimane la gomma hard, che è obbligatoria. Certo. Tanto Vettel, sto seguendo nel primo intermedio con un 23.8 che inizia a essere già un tempo piuttosto interessante. Sì, il primo è lui, sì. Poi stasera abbiamo Devil Toma, ragazzo nuovo, debuttante. Ah, Vettel, erroraccio. Vettel. Sono su di lui. Sì, ho fatto un errore. Sì. Devil Toma, ragazzo nuovo dell'Academy, sì. Si è appena iscritto a TST, quindi vedremo come si comporterà in pista. Stasera l'unico assente è Don Fender, poi stasera tutti presenti. Molto bene, dai, finale di campionato, sì, dove comunque la gente non sta mollando e questo fa ovviamente piacere a chi lavora dietro le quinte per organizzare. Certo. Diciamo tutto. Allora, intanto sono proprio sul nuovo arrivato, Devil Toma. Se qualcuno sta finendo un giro, vediamo Dani Morgan che si sta trovando credo molto bene in questa pista, che sta facendo due settori fucsia, quindi sta guardando il giro. Sì. 23.9, anche se sono abbastanza alti, però la linea sua è fucsia, quindi credo che miglior prestazione per ora. Sì. Sì, prima Vettel aveva fatto 23.8 nel primo settore, però era su mescola sotto. Credo che comunque media molti per piloti Morgan, per ora. Sì. Credo che molti piloti decideranno di partire con la media per non fermarsi, certo, troppo presto, poi andiamo 36.9. Ma non è malaccio, okay, cioè, non è tempo. Assolutamente malaccio come tempo, dai. Come andiamo media. Devil Toma non è lontanissimo comunque, solo due decimi nel primo settore, in linea nel secondo. Lui del giro 39.6 per lui.
Intanto vi spaccio, segno un settore fucsia al suo primo giro lanciato. Quindi secondo settore per lui. Stasera vi spaccio con il volante, che mi ha riferito che è la sua prima gara col volante con trazione media, quindi lo vedremo come si comporterà. Tanto allora, Devil Thomas sta chiudendo il giro, Sì, un po' andiamo on board largo con lui. forse in uscita dall'ultima curva, vediamo un po'. Vabbè, me lo dà 37,8. terzo, 37,8, Sì. 9,10. Andiamo a vedere allora qui spaccio. Pispaccio, Sta secondo settore arrivando. viola, e gliel'ha rubato il primo settore 23,6 e Poseidon al primo settore. Inizia a essere un Abbiamo tempo interessante quello di Vispaccio, probabilmente posso 32,8 riuscire a fare secondo un settore. giro. Poi andiamo a seguire subito Poseidon che sta facendo un buon secondo settore, 36,3 per Vispaccio. Però non un ottimo terzo settore, è in linea con De Ali Morrison. Il terzo settore è È quello che molto dà molto comunque tosto, più problema. io ho avuto molte difficoltà nel terzo settore in questa pista, molte molte difficoltà. Magari sono col pad o più, siccome un terzo settore molto guidato ed è difficile tenere la macchina. Ecco, intanto Poseidon 36-0, si porta in prima posizione. Tutti con mescola media per ora, tutti con mescola media. Sì, l'avevamo detto che probabilmente i piloti sarebbero andati in questa direzione. Sì, se c'è la variabile asciutta in gara per la partenza, quindi è l'unica, credo, soluzione migliore per partire con un ottimo passo, senza il decadimento della gomma, ma quasi subito, perché la soft qui di prestazioni al top, credo 2 giri, 3 giri in gara, poi inizia subito il degrado in una frazione proprio di 3-4 curve subito. Già al quarto o quinto giro inizia ad avere un degrado allucinante con la soft. A proprio inizio gara, quindi la media è la gomma migliore. Attenzione, intanto Rosberg si porta in quarta posizione. Vispaccio procede molto lentamente. 37,1 per Poseidon ha Rosberg. alzato il piede. Attenzione, c'è Armageddon con un po' di traffico, ma gomma soft. Sì. Vediamo, 23,7 fucsia dovrebbe essere nel primo settore. Forse qua ha anticipato un po' troppo alla curva. Vediamo se continua a Poi spingere. vediamo anche Badoer con gomma soft che si sta lanciando. Beh, sicuramente chi opta per gomma soft deve partire per forza dalla prima fila, prima, seconda fila, massimo, perché se già parte dal quarto, quinto, sesto posto, già si trova in mezzo al traffico ed è un problema. Chi parte magari primo o secondo e cercano di scappare, questo è un'ottima scelta, credo. Però devono essere consapevoli di avere un buon passo per 32,5, Erma avere subito il gap. 32,5. Buono. Ah, qua ha mancato il punto di corda. È il terzo Dicevo, settore che mette un po' più in difficoltà i piloti. sì, come Difficile dicevo, riuscire. Anche questa curva è molto chi complicata. sceglie la gomma soft deve partire per forza o primo o secondo, o al massimo a seconda fila, perché se no si complicano le cose assolutamente. Vediamo come chiude il giro. Andiamo in onboard Dovrebbe con lui. essere. Sì, dovrebbe essere un buon giro, un'incertezza, abortisce il giro e rientra. Quindi fa Badoer con la fucsia nei primi due soft ha settori. fatto un errore alla seconda curva, quindi è andato un pochino largo. 23,7 al primo settore, però ha fatto un errore. Anche qui sbaglia Badoer. Curve veloci a 90 gradi. Però ha fatto tanti errori in questo giro. Anche Morrison è sceso con gomma soft, Omar. Sì, vediamo qua anticipa troppo la curva. Eh sì. È un po' sporco questo giro di Infatti è Badoer, 33,6. quindi. Sì. E Armageddon ha abortito il giro, è rientrato ai box, quindi forse è solo un giro di riscaldamento per lui. Perché Sì, sicuramente. qua larghissimo. Eh sì, un po'. Non proprio un giro pulitissimo. Attenzione, c'è Vediamo. Rosberg che si è un attimo perso e non sa dove è la pit lane. L'ultima curva è andato dritto e non sta capendo. Forse non ha provato la pista e non sa dove con la sua ass. Ecco, adesso ha trovato la via per i box. L'ho proprio inquadrato che all'ultima curva è inchiodato e non riusciva a capire dove era la pit lane. Poi è andato un pochino dritto e ha visto che c'era la via di fuga, però non era la pit lane e ha cambiato subito direzione. Se non provi questa pista si capisce subito.
Attenzione Axer, buono il primo intertempo perché è 23-8, buono anche il secondo che è 32-9. Sì, non male. Secondo, non male, secondo me potrebbe inserirsi nella lotta delle prime due posizioni con questa progressione. Merlo 24-1 al primo settore, un pochino alto, ma bene. No, 24-1 al primo settore con Mamedia secondo me non è male. Sì, in linea con Giacomo Pipita che è quinto. Rosberg 24-2 che è quarto, quindi sì, hai ragione tutto. No, io mi basavo su sui tempi un po' delle altre categorie. Sì, comunque siamo 35-7 Axer, 35-7 gran settore 3, grande 38-9 nel terzo settore, grandissimo 8. Tempo. Sì, assolutamente. Sì, inizia a essere un tempo interessante molto per Axer. Interessante, sì. Ma meglio a portarsi in prima posizione a 7 minuti dalla fine, è molto molto interessante. Attenzione anche Vettel, mancano ancora vediamo Merlo. I favoriti alla fine, Sam, che è IMN ZZF1 TST Vettel, che mancano ancora l'appello col giro, Armageddon e Maldonado. Ci sta lanciando, ci sta per lanciare Sam. Sia Sam che Vettel, vero? Tanto sono tutte e due con gomma media. Tanto Mickey99 ci saluta dal chattino. Attenzione, Armageddon ha abbandonato la sessione. Sì. Ha abbandonato, non si è ritirato, quindi mi preoccupa un attimo, io ho sì. Invitato, sì. Sì, infatti è scritto che gli sia bloccato il gioco, prova a rientrare. Non me lo fa invitare al gioco, quindi credo che la lobby invita in gruppo. Vediamo questo giro di Sam. Adesso il riferimento inizia a essere interessante, perché 35-7 sì, con sì, gomma non media. Male assolutamente. Ottimo. Inizia a essere. Infatti Sam è 23-7. Sotto, ma di qualche millesimo non è male, ma non è così devastante. Un po' di sottosterzo, tanto angolo volante, vediamo quarta marcia anche qua, forse un po' largo, però un giro tutto sommato pulito. Vediamo, qua si arriva in settima, si scala fino alla seconda. Qua di solito c'è un po' di problema in accelerazione, tende a scodare la macchina. 33-2, infatti perde 3 decimi nel settore centrale da Axer. Sì. Vediamo. Questo qua si fa in pieno in settima. Dovrebbe fare un super terzo settore per andare in pole. Però Axer ha fatto anche lui un grandissimo terzo settore, quindi la vedo difficile. Credo che questa volta Sam potrebbe inserirsi in seconda posizione in sì, progressione. Sì. Però deve fare un buon poco, T3 poco deve più fare. Di un decimo, anzi poco meno di un decimo al primo settore e perde 3 decimi al secondo, quindi vediamo il terzo settore come fa. Vediamo 36-0 terzo, 36-0 terzo, infatti Morrison era Morrison proprio al limite. Si porta in prima posizione a 35-6 con soft 89 millesimi da Axel. Vediamo come, invece Vettel, come dicevo prima, chi parte primo o secondo può avere anche un piccolo vantaggio su gomma media. Attenzione perché Vettel, vediamo, è un po' alto, 23-8, 33-3, 33-3 e si può infilare sicuramente dietro a Sam. Vediamo se il terzo vediamo settore se fa il T3, ecco, esatto. Sì. Sesto. Sesto, wow. Un po' attardato. Tanto abbiamo dietro a Poseidon che ha il record nel primo settore. Con 23 secondo 6. C'è la Morrison con soft e Morrison, poi Axel però con mescola soft al terzo, esatto, settore, e poi terzo settore. Sì, sì. E Sam non è stato lontano perché anche lui ha fatto un buon terzo settore. La differenza tra lui e Axel è tutta nel secondo settore, quei 3 decimi che poi alla fine li separano. Sì. Vediamo Vettel. Vettel si migliora, sta facendo un secondo tentativo. Attenzione. Questo potrebbe consentirgli di partire un po' più avanti, ma non fa bene per la sua gomma. Certo. Un po' sembra pulito. Qua troppo interno, credo che abbia preso il taglio curva. Sì, ho visto che ha alzato un po' il piede, però vediamo. Rosberg si sta per lanciare, Badwer si sta per lanciare. Taglio giro per... Si è ritirato. Armageddon è riuscito a rientrare in stanza e... si sta lanciando anche lui con mescola media. Maldonado su Manor sta provando a migliorarsi con la soft.
Lally Morrison, un nuovo treno di soft, insomma tanta azione in pista. Sam sta rientrando, vediamo se uscirà con la soft per provare a prendersi la pole. Vediamo Rosberg, sta per iniziare il suo giro. Ecco, Badoer 23,9 nel primo settore, 32,6 nel secondo settore, fucsia. Attenzione che Badoer sta facendo un bel giro. Vediamo, dovrà essere pulito qua, riesce ad andare bene alla corda, non prende il cordolo all'esterno, quindi riesce a non perdere tempo. Vediamo come arriva l'ultima curva, stacca bene profondo, prende la corda, bene, direi che potrebbe farcela passare. Questo è un ottimo giro. Ah, terzo, 35,9, comunque davanti a Sam. Gran giro. Rosberg 24,0. Attenzione, Armageddon 24,0 nel primo settore. E un Maldonado 24,2. Seguimi dal monitor dei tempi che. Sì. Certo. Che non riesco se no a seguirli tutti. Intanto Badoer ha staccato. Vedo Morrison fermo in pista. Ok, fa passare. Erma e Maldonado. Ah, Maldonado è fuori. Maldonado è fuori. Vediamo Armageddon, sì. Secondo settore 32,5, ottimo. Ha fatto un primo settore così così, ma il secondo è ottimo. Mamma mia, fucsia, sì. Ottimo terzo, secondo settore, sì. 32,5 dovrebbe essere più o meno in linea per arrivare sulla seconda, terza posizione. Terza, quarta posizione. Per l'ultima curva così è così. Per Armageddon, troppo interno, è molto difficile quella curva lì. Vediamo. Va bene però. Bene anche l'uscita. 34, 35, 6, secondo. È seconda posizione. Incredibile. Seconda posizione. 75 millesimi da De Ali Morrison. 39,1 al filato di pochissimi millesimi. Vediamo, sì. Rosberg sta facendo ancora un giro sulla sua mescola soft, forse un azzardo questo 24, perché 1. La soft, insomma, due giri di qualifica su una soft, mancano 40 secondi, iniziano a farsi iniziano a farsi sentire poi a livello di usura per la gara. Tanto molti piloti si stanno già ritirando dalla sessione, quindi facciamo un riepilogo veloce e poi usciamo dalla sessione, perché vedo che c'è poca azione in pista in questo momento. Però c'è un 23,8 di Morrison, vediamo. 32,8 al secondo settore. No, non si è migliorato, sì, per 2 decimi. Non si sta migliorando. Quindi facciamo un riepilogo veloce, usciamo dalla sessione. Rosberg è nel campo, quindi. Quindi Morrison, pole position per lui con la gomma soft. Armageddon secondo, Axer terzo, Badoer quarto, IMM ZZ F1 TST quinto. Sesto Poseidon, settimo Bispaccio, ottavo Vettel inaspettato un pochino indietro nelle retrovie, Rosberg nono, decimo Giacomo Pipita, undicesimo Devil Toma, poi abbiamo dodicesimo Merlo, tredicesimo Dianemesis e ultima posizione per Maldonado senza tempo. Ci vediamo allora a più tardi per la gara. Oh, ed eccoci qua. Siamo già sullo schieramento, i piloti hanno già effettuato il loro giro di formazione. Eccoci tornati. Siamo già sulla griglia di partenza per la gara dell'Academy League. Ecco i semafori. Vai Omar, telecronaca. Non vedo che si accendono. Aspettiamo i semafori. Andiamo in borsa, si vedono. No. Ancora qualche problema tecnico. Dai Charlie, farli partire. Attenzione, perché. Eccoli. Attenzione, si accendono adesso i semafori. 4, 5. Via. Oh, è fermo Morrison. Oh,
È partito Armageddon attenzione! prima di tutti per le luci. È partito, ha preso un vantaggio. Prova a vedere se è una falsa partenza o se è un bug del gioco. Attenzione, prima curva. Andiamo dietro. Attenzione, molto vicini, un po'. Ah, un po' di lag di Eli Morrison, attenzione. Sì, un po' di lag di Morrison. Attenzione, dietro tutto bene. Merle è partito con le hard, Omar. Attenzione, Maldonado ha abbandonato la sessione. Attenzione, provvedo di invitarlo. Tanto, allora, ricapitoliamo. Armageddon, dopo una forse falsa partenza, è primo. Adesso controlliamo anche quello. Sì. Seconda posizione, Dally Morrison su soft. Terzo, Axer su gomma media. Quarto, Sam su gomma media. Quinto, Vettel. Sesto, Badwer. Settimo, Poseidon, che è in lotta con Badwer. Ottavo, Rosberg su gomma soft. Nuovo arrivato, Devil Toma, buono in nona posizione, quindi in piena bagarre con il resto del gruppo. Attenzione, vi spaccio molto attardato. Decima posizione per lui, partenza da dimenticare. Oh, una scodata di Armageddon. Dio Nemesis, comunque, undicesimo. Armageddon non ha fatto partenza, tutto ok per lui. Intanto all'esterno Axel su Morrison. Resiste Morrison all'interno. Ma adesso è molto vicino. Sì, molto vicino. Vediamo tanto, Axer molto in palla. Intanto hanno già risucchiato Armageddon. Sì. Ha fatto qualche piccolo errore Armageddon, sì. Axer attenzione, molto attaccato. Attenzione la Ferrari di Vettel, toccatina sulla Mercedes, forse qualche pezzo di ala anche in pista. Un po' di confusione, un po' di vado al sesto. Fanno vedere i muscoli i piloti in queste prime fasi di gara. Rosberg con soft, Omar. Sì, Rosberg con soft. Oh, attenzione! Questo è un grosso lag. Mamma mia. Lì Morrison ha dei lag, infatti. Secondo Axer lo passa. Sì, 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 sì. Maldonado abbandonato. Attenzione. Io direi. Oh, attenzione, Sam in testa coda. Attenzione. Attenzione. Sam in testa coda. Non abbiamo visto perché forse ha provato a infilarsi o forse è stato toccato. Non. Di un punto ho un visto po' solo la parte finale. Insidioso. Attenzione, Morrison un po' l'arco. Mamma mia che lag. Incredibile. Sì. Molto lag qui, Morrison. Sì. Di Morrison sta laggando parecchio. Sesto. Comunque attenzione che davanti c'è la lotta. Che lag. Tanto Axel si è attaccato agli scarichi di Armageddon. Sì, l'ha già recuperato. Axel miglior giro veloce. Attenzione. Si fa vedere. Sta girando forte, Sta girando forte, sì. Axel molto molto in palla in questa pista, lo vediamo, sì. Attenzione, cerca l'incrocio, non ce la fa, non ha spazi, Armageddon molto pulito. Morrison terzo, ora ha distaccato un po' i piloti e le retrovie. Intanto Poseidon ha scavalcato Badwer per la quarta posizione. Quinto abbiamo Badwer, come dicevo, sesto Rosberg. Devil Toma e Rosberg. Oh, attenzione Axer! Attenzione Axer! Axer, quanto ha perso, un erroraccio, stava spingendo per andare a prendere Armageddon. Oh, Armageddon che lui sbaglia, attenzione! Io Poseidon! Mamma mia! Attenzione, tantissimi errori, si rifà sotto Dally Morrison. Tanti errori. Non vedo più Axer, non vedo più Axer, dove è finito? Axer ha perso la macchina, decimo. Axer ha perso la macchina. Attenzione! In malo modo. Tanto Nemesis già con pipita. Attenzione, Dio Nemesis anche all'esterno di Axer. Sì, Morrison lagga. Anche Armageddon lagga un po'. Attenzione, perché nelle prime posizioni. Speriamo non succeda niente. Merlo molto cauto in tredicesima posizione.
Maldonado 14esimo, dovrebbe aver ripreso il controllo della macchina in teoria. Attenzione perché Eddie Morrison si sta facendo Sì, molto molto vicino. minaccioso. Mamma che velocità pazzesca. Sì, cioè, è molto scarico Era il molto pilota. lontano, sì, era molto Sì, no, che lontano, ma recupero comunque, gli ha risucchiato la scia in una maniera pazzesca. Intanto il cielo si sta annuvolando, eh. Sì. con nuvole sembrano un po' più scure del normale nuvoloso. Non vorrei che anche oggi venisse a piovere. Madonna, Attenzione, Morrison molto largo qui. attenzione, ma Qui Erma la si, fuga ne non si fa in approfitta e due. si riprende Bene. la prima posizione. Sì, comunque sarà una gara muscolare questa, nel senso che i Vedo un pochino di piloti lag non anche si... da parte di Armageddon. Scusami Omar, ma vedo un pochino di lag anche da Sì. parte sua. Attenzione, Sì, anche però ancora qua la adesso perde. sembra un po' rientrato il pericolo lag. Forse nelle fasi iniziali era un po' più pronunciato. Adesso sì, ci sono dei piccoli lag, ma sembrano, tra virgolette, gestibili. Ottavo Vettel, è un po' dietro anche lui, c'è davanti David Forse anche Toma, ha lui. avuto qualche Forse contatto anche anche lui. lui. Vispaccio sesto, ha Forse. rimontato, era Intanto decimo. Rosberg con la soft è quinto. Eh sì. Eh sì, hanno sbagliato in tanti, tanti piloti. Axer ha sbagliato, penso, perché ha accelerato sul cordolo. Vispaccio alla fine si è ritrovato decimo, penso, per un contatto alla partenza. David Thomas sta facendo comunque la sua gara Sì, onesta al tranquillo lì. Attenzione, debutto, tanto Vettel piano piano. all'interno e supera David Toma. L'ultimo che Esatto. passa Attenzione che tra settimo. poco arriva anche Sam, che con la Mercedes arriverà. Attenzione, vi spaccia all'interno di una As di Ross. Attenzione, e passa, lo spaccio passa. Battaglia, una battaglia dei piloti un pochettino più attardati. Giacomo Pipita, vediamo Dio Nemesis, Merlo. Badoer, Attenzione, Daly quarto Morrison è rientrato. Vispaccio Daly e Morrison è quinto rientrato, Rosberg. montato hard. Adesso è Sì, ultimo. sì, No, non è ultimo perché c'è. Ah, questo è il botto di Maldonado. Quindi niente. Tanto sì. Sì, Poseidon ha preso tredicesimo. la testa. Sì, ha preso la testa, Poseidon ha quanto ho preso letto in precedenza, sì. Esatto. 1-2 Williams in questo momento. Ecco, E un po' di per lag il ancora pronostico di prima per Erma. ci siamo dimenticati proprio Poseidon, che comunque è uomo da gara, proprio che comunque ha sempre avuto un'ottima rimonta anche a Singapore, che era dietro, ha avuto problemi e poi si è ritrovato clamorosamente quarto ai piedi del podio, quindi attenzione anche a Poseidon. Intanto Bado era all'interno di Armageddon, molto veloce anche lui. E Bado e passa passa. Bado, sì. Attenzione perché Armageddon potrebbe prendere la scia Box una stando Ferrari, vicino. box una Ferrari e proprio Vettel. E mi sa che anche Sam è box. No, Sam E è la tira. tredicesimo. Sam è Attenzione, tredicesimo, Erma Omar. si è ripreso. Ah, probabilmente ha commesso ancora un errore. Intanto Erma si è ripreso la seconda posizione. Io sono davanti perché Certo. la battaglia è ancora accesa, è ancora Io accesa e... ti faccio sempre un po' di riepilogo di dietro, che comunque è molto importante. Intanto Sam è andato in box, anche Rosberg. Oh, Rosberg ha forato, Rosberg ha forato. Foratura per Rosberg, adesso in box davanti a Sam. A Vediamo. sesto giro ha forato. E gomma hard per Rosberg e gomma hard pure per Sam. È una gara tutta in salita questa, comunque. Sì, Diventa David adesso Toma anche lui per i complicato. box, ha montato gomma hard già alla seconda curva. Vettel gomma hard anche lui. Morrison, che bella undercut comunque, dopo la gomma soft adesso già abbastanza avanti. Tanto Axer è in quinta posizione a 10 secondi dalla vetta. Giacomo Pipita non si è ancora fermato a 14 secondi dalla vetta. Sì. Merlo anche lui settimo, con le gomme hard un pochettino lo vedo in difficoltà col grip della sua McLaren, però vediamo, 20 secondi dalla vetta.
Poi c'è Dio Nemesis. Oh, attenzione, un errore un po' largo qui. A 21 secondi dalla vetta, comunque non è lontano da Merlo. Ci sarà, penso, lotta nei prossimi giri. Daly Morrison che sta comunque recuperando bene. A 26 secondi dalla vetta, più o meno. Diciamo che è allineato coi primi. Quando i primi si fermeranno, lui sarà lì per giocarsi la posizione con loro. Intanto Poseidon è passato in testa, ha un vantaggio di 2 secondi e 9, che non sono effettivi perché cioè se vedete la distanza è molto inferiore a questo dato, è perché probabilmente, come capita ogni tanto, quando un pilota cresce e poi rientra, il suo orologio di gioco si disallinea da quello degli altri. Quindi lui, Sì. essendo partito prima, il suo tempo di gara verrà allineato alla fine, quindi non varrà solo la posizione in pista, ma varrà effettivamente poi quello che il gioco decreterà, perché lui è partito prima e quei secondi giustamente poi gli andranno a stornare, gli saranno stornati alla fine, insomma, quando si allineeranno i tempi di gara. Badoer è Intanto molto aggiorno un attimo vicino, eh. sulle penalità Omar e 3 secondi per Vettel e 3 secondi per Armageddon. Vediamo se qualcuno va in box. Poseidon continua, settimo giro. Oh, eccolo, Armageddon dritto e va in box. Armageddon in box, Omar. Attenzione. Sì, Max, comunque è vediamo. presto, eh. Settimo giro Sì. con la media è Con molto la media. presto. Axel continua, va, va. Mi spaccio anche lui box. Molto lento nella pit lane. Anche Giacomo Vivita i box. Si vede una striscia nera su, già sulle gomme di Giacomo. Quindi molto degrado per i piloti. Sì, credo che questo giro, vabbè, si saranno messi d'accordo comunque Hard per vi spaccio. Poseidone e Erma, si saranno messi d'accordo per evitare di trovarsi tutti e due i box all'ottavo giro, che è il giro in cui rientrano il 90% dei piloti che montano la media. Badoer un pochettino largo, ma giusto un pochino. Tanto Axar è sempre 10 secondi dalla vetta, peccato per lui per quell'errore che gli ha fatto perdere appunto la leadership e questi 10 secondi che poi non sta più riuscendo a recuperare. Dio Nemesis esce davanti a Sam e Rosberg, è incredibile. Molto attardati i due piloti dietro. Credo che abbiano commesso, cioè Sam credo che abbia commesso un altro errore, che si siano persi. Rosberg ha forato, quindi credo che abbia forato almeno nel terzo settore perché ha perso tantissimo che era davanti, comunque quarto, quinto, ha perso tantissimo. Dio Nemesis era ultimo, è Sì. dietro a Merlo, quindi Merlo è il Allora. penultimo per diciamo per la classifica generale senza pit stop, no? E quindi lui era dietro di Merlo, quindi sono molto attardati. A Poseidon e box. Box, box, Box per Poseidon, box. gomma Diamo hard. hard. Eh sì, la gomma obbligatoria la stanno Anche mettendo tutti Badoer, adesso. attenzione. Anche Badoer. Sì. Diamo, Entra ora, beh, anche lui vediamo. hard. Sì. Optano Sì, tutti per mescola hard, hard. A parte Dio Nemesis, scusami. Dio hard. Nemesis aveva Anche. messo gomma soft. E anche Attenzione, Axer. Axer. Anche Sì. lui hard. L'unico che ha differenziato è stato proprio Dio Nemesis, ha messo gomma soft dopo la media. Quindi vediamo. E Ali Morrison ha ancora forti problemi di lag. Se sta facendo una gara per ora senza, cioè che ha le distanze sia davanti che dietro, può anche stare tranquillo. L'importante è che non dà problemi ai piloti perché poi è un problema. Vettel sesto comunque, ha rimontato un pochino di posizioni. Morrison quinto, davanti c'ha Merlo. Merlo quarto per il momento, ancora con gomma hard. Merlo ha una guida molto pulita, quello che vediamo nelle ultime sue gare, perché ha sempre pochissimi avvisi, quindi. Ma pecca un po' di velocità che magari migliorerà pian piano, però come pulizia è molto pulita. Comunque Morrison adesso è in infatti è quarta attaccatissimo. posizione. Sì. Vediamo. Attenzione. Qua è difficile Morrison quinto. passare.
ci fa vedere, ma qua non è punto di sorpasso. Non può sorpassare qua. Se ne si fa vedere all'interno, se ne disturbo. Vettel intanto si è attaccato. Si è attaccato Vettel. Eh sì. Oh, attenzione. Oh, lo trovo davanti. Che lag. Attenzione, l'ha sorpassato con un colpo di lag. Oh! Mamma mia, che lag. Sei preso un colpo. Merlo, sei preso un colpo in questo momento. Non so se l'hai visto anche te. A Merlo si è preso un colpo perché ha rallentato di botto. Non volevo essere nei panni di Merlo perché... è frustrante in quel momento. Squalifica per sempre. Squalifica. Vediamo per cosa. Attenzione, colpo di scena. Probabilmente drive thru. Stop and go. Drive thru non squalifica. Non mi ha dato drive thru. Vediamo nel direttore di gara generale. Collisione con Rosberg. Quindi incidente con Rosberg e parcheggio in un punto pericoloso. Ah. Che peccato. Quindi avrà avuto un contatto con Rosberg che era davanti, credo, perché erano vicini. Perché Rosberg era davanti a Sam dopo la sosta, quindi vuol dire che sicuramente Sam ha recuperato Rosberg, il gap che aveva di un secondo e mezzo, e poi si è trovato su un contatto sicuramente, perché ho visto stop and go per il contatto, con collisione grave, mi dice il direttore di gara, e poi squalifica per parcheggio in un punto pericoloso. Quindi colpo di scena in questo momento. Comunque le due Williams, ascolta, è prima e secondo. Fai una cosa però, perché così è veramente pericoloso per tutti. Sì, Morrison. Vai in chat da loro e manda un messaggio. Tanto Vettel. Manda un messaggio scritto. Ok. Ti mandi un messaggio scritto e scrivi Morrison. Vabbè, stai laggando. Adesso non so come si dice in inglese. Lag, credo lag. Eh sì, ok, scrivi, provvedo. Morrison, vabbè, glielo scrivi, dici. Quando ci sono le macchine vicine metti in pausa, in poche parole. O diglielo a voce, ecco. Ok. Intanto Vettel in quarta posizione. Capitoliamo, abbiamo Poseidon in prima posizione e Armageddon in seconda posizione a 3 secondi, che poi non sono 3 secondi come potete ben vedere, ma c'è sempre quel famoso discorso dell'allineamento degli orologi di gara. Tra l'altro le Williams stanno avendo una grande progressione su questa pista. Un po' di drift. Attenzione, vediamo, Badur in terza posizione. Ah, arrivano anche i suggerimenti via chat. PST Formula Racing 3, ok, perfetto. Ok, adesso scriviamo. Grazie a chiunque tu sia. Ottimo, grazie. Ascolta, hanno scritto, hai visto? You are lagging, pause the game and let pass. Sì, 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 driver. No, ma avevo già in mente un piccolo messaggio per lui, quindi grazie lo stesso. Buon, perfetto. Non so, è come TST F1 Racing 3, quindi sarà uno dei ragazzi che ha streamato le altre sere. Ah, è Andre. Ah, ok. Ah, ok, perfetto. Buon. Niente, allora ricapitoliamo un attimo la classifica. Abbiamo detto Armageddon in seconda posizione, primo c'è Poseidon. Poseidon giro veloce intanto. Terzo Badur. Quarto Vettel. Di questi piloti per ora si gomma. Morrison, scusami Omar, è in lotta con Axel. Intanto credo che Axel ha superato. Sì. Sì, Axel ha recuperato la posizione su Morrison, però si trova sempre a 11 secondi, anzi il gap rispetto ai primi è aumentato. Poi settimo Vispaccio. Ottavo Merlo che non si è ancora fermato, siamo già al dodicesimo giro, sarà importante anche vedere quanti giri riuscirà a fare con questo treno di Arc. Devil Troma, l'esordiente, una buona nona posizione comunque, tutta esperienza. Sì, davanti a Giacomo. Comunque Giacomo l'ultima Giacomo gara ha fatto Giacomo in decima posizione. Gara. Sì.
Dionysus in undicesima, l'unico per ora ad aver montato la media e la soft, quindi una parte centrale di gara breve ma aggressiva per Dionysus. Poi niente, poi c'è Maldonado ritirato. No, Rosberg, c'è Rosberg dodicesimo, che è ultimo per ora. Rosberg è ancora in gara. Che ha avuto il Esatto. contatto con Sam, credo, perché il direttore di gara diceva collisione grave tra loro due, quindi sarà stato Quindi magari sicuramente Sam ha un provato lag, no, un lag, o scusatemi, magari proprio un ha incidente, perché provato un attacco magari. sì, ma sicuramente, quasi sicuramente, perché il gioco su questi Intanto il punti di tentativo vista è abbastanza giusto, quindi non possiamo anche diciamo fidarci, che dai. io non mi esprimo più su questo gioco, ma volevo però far notare che il chattino è molto attivo, stanno interagendo Ci tra fa di piacere, loro i vari ragazzi che assolutamente. scrivono. Vabbè, Andre ci aveva suggerito la frase in inglese, vabbè, gli hanno fatto i complimenti. Miko scrive il traduttore. Poi attenzione perché Mickey99 dice che prevede una frittata tra le due Williams e la vittoria di Budder, però sappiamo che almeno lui mi ha confessato prima di essere di parte, mentre poi Ciro scrive bensì Omar 2 punti, vince Poseidon o Budder, quindi quasi imperativo per... Vediamo, vediamo. Allora, Erma comunque sta perdendo un po' il contatto. Vedo bene Poseidon, ti dico la verità, secondo me sta gestendo la gara nel migliore dei modi. Fai intanto un resoconto, Alex, passi gara e Sì, eventuali penalità dei certo. piloti. Stavo proprio guardando per il in questo momento. Cioè, Poseidon è pulito senza penalità, sta girando sul 38 basso con un'ottima costanza. Armageddon c'ha 3 secondi di penalità, come ti dicevo in precedenza all'inizio. Baldur è molto pulito. Poi abbiamo Vettel con altri ulteriori 3 secondi di penalità, quindi ne ha 6. Poi abbiamo Morrison con 3 secondi. Mi spaccio 3 secondi. Dico quelli che hanno penalità e Rosberg 3 secondi, il resto sono tutti puliti per il momento. Armageddon con 3 secondi, come ti avevo detto all'inizio, quindi Attenzione, intanto 6 secondi per Vettel e gli altri 3 secondi, quelli citati da me. David Thomas comunque non sta andando male perché è negli scarichi dello scarico, non negli scarichi, nello scarico singolo di Giacomo Pipita. Ma Merlo ha perso Sì, ha già tantissimo o si è fermato? Perché credo si sarà fermato. Merlo si è fermato e ha messo di nuovo Hard. Quindi al giro 13, quindi probabilmente farà una sosta con hard, potrebbe essere una strategia. No, al giro 12, Omar. Fine giro 12. Sì, però attenzione, David Thomas molto vicino a Giacomo Pipita. Attenzione, Sì. sembra più veloce. Vediamo se tenta l'attacco qui. Andiamo. Oh! Oh! Ecco. Molto al Vabbè, dai. limite qua, sì. L'ha tenuta un pochino, Tutta dai. esperienza questa. Sì, la tenuta, Assolutamente, vediamo se certo. non ha da aneddotare. Era troppo indietro, queste qua sono diciamo gli errori che Inesperienza, si fanno quando... assolutamente. Esatto, un po' vedi l'avversario, dici sono più veloce, mi butto dentro, però Certo. bisogna essere affiancati prima di provare un sorpasso, così è un po' spregiudicato. E quando sei così dietro poi, oltre ad avere tra Oh, virgolette intanto torto in Axer caso di supera contatto, Vettel sul rettilineo. Staccata di curva 1. Axer, oh, ancora dentro Vettel. Omar su di loro. sì, sono su di loro, sono su di loro. Esterno Vettel. Lascia più o meno spazio. Vediamo. E Vettel si No. prende la posizione. Si riprende la posizione, sì. Attenzione Sì, perché non è perché. finita, non è finita. No, assolutamente non è Axel prende finita. l'interno. Tira la Di nuovo staccata. l'interno. Vettel si difende molto Eh bene, tiene bene l'esterno. sì. È riuscito a All'ultima trazionare meglio. curva del giro precedente, Axer aveva tentato il sorpasso, aveva effettuato il sorpasso e poi Vettel se l'ha ripresa a curva 1. Adesso Attenzione siamo perché qua. Axel in questo momento sembra averne un po' di più. Axel sembra averne un po' di più di Vettel, che mi sembra leggermente in difficoltà, magari un po' critico, ma attenzione, prova l'incrocio qui.
però non è un punto dove si riesce a passare molto molto vicino. Sta spingendo Axel, sta spingendo, sta perdendo tempo dai piloti che lo precedono, sì. Quindi che staccata, mamma mia, incredibile staccata, e passa, che staccata, wow, pazzesco, gran sorpasso, e gli ha già dato quasi 3-4 decimi, è uscito forte, gli ha dato 10 metri ancora... staccata, e vai box, attenzione perché Vettel è, infatti era in crisi di gomme, era in crisi di gomme per quello. È prestissimo Vettel, però c'è una striscia nera su di nuovo. Ha buttato il 80. Ma Vettel, scusami, è partito mica con le medie. Eh sì, certo. Siamo al 16° giro. Aspetta, però mi dava media adesso. Ah no. Cosa ha messo adesso? Media. Si era fermato al quinto giro. Mi dà il quinto giro sosta per Vettel. Quindi a cosa gli è durato? 11 giri la hard. Esatto. Pazzesco, sì. Che usura pazzesca, assurda. Sì, si è fermato il quinto giro con la media. Incredibile. C'avevo già una striscia di degrado allucinante sulla gomma sinistra. La buccia d'arancia ce l'aveva proprio visibile, ma d'occhio proprio incredibile. Usura pazzesca, comunque 11 giri sono abbastanza pochi. Fatto Poseidon, vediamo, siamo a bordo con lui. Va una molto guida forte, molto pulita. Va molto forte, così. Pilota molto costante, molto pulito, eccezionale. Secondo Armageddon che comunque non molla, è lì dietro, tranquillo. Ma comunque sta guidando 4 molto, secondi e mezzo. Molto pulito. Sì, molto pulito, Poseidon. Una guida molto una pulita. Una guida così aiuta tantissimo le gomme. Poi lui al volante, ha una guida molto molto pulita, sì. Ma non tutti quelli che hanno il volante guidano così puliti comunque. Certo, no, anzi, assolutamente. Anzi, sono... ma più che altro poche correzioni. Da quello che ho visto sono veramente... sono veramente pochi quelli che guidano così puliti. Adesso qua un leggero pattinamento in posteriore. Armageddon a 4 secondi e mezzo fissi, comunque hanno abbastanza, un passo abbastanza costante, magari Armageddon perde quei 2-3 decimi a giro, forse anche di meno, però hanno un'ottima costanza entrambi. Vediamo, vi spaccio quinto per il momento, Vettel sesto, settimo Giacomo, ottavo Morrison, ormai è ottavo Morrison. Tanto Badur intanto sta perdendo contatto, ormai 9 secondi dal leader, quindi insomma la possibilità della vittoria sta piano piano svanendo. Vabbè, Morrison si è fermato, Omar ha messo di nuovo gomma hard per Morrison, quindi Morrison andrà fino in fondo a questo punto, quindi lui è partito con una strategia soft hard hard. Anche Nemesis si è fermato, gomma hard, seconda sosta, aveva messo soft, adesso hard. Poi abbiamo David Thomas che anche lui si è fermato, ha messo gomma hard. Gli stacchi un po', piloti un po' distanti tra di loro. L'unica battaglia che vedo è tra Daly Morrison e Giacomo Pipita, però Daly Morrison ha gomma molto più fresca perché si è appena fermato. Giacomo Pipita credo si debba ancora fermare, forse si fermerà in questo giro, seguiamolo. Giacomo Pipita c'ha una sosta, quindi si deve fermare, cioè. Sì, credo si fermerà in questo giro, vedendo, o magari andrà avanti per montare una media, vediamo. Box. Tanto Vettel, Giacomo Pipita ha preso 3 secondi. Allora, David Thomas in decima posizione, ma si è già fermato, quindi certo, vediamo, sì. Probabilmente sarà in lotta con Giacomo Pipita e inizia a intravedere anche Merlo, quindi vediamo. Rosberg intanto è stato doppiato da Poseidon,
po' in difficoltà il pilota. Partito bene in qualifica, poi si è perso via un po' con la foratura della soft, poi ha avuto il contatto con Sam che poi noi non l'abbiamo visto, ma credo che sia stato proprio un contatto. E poi adesso è già doppiato dopo 18 giri. Mancano già 10 Attenzione giri perché comunque. David Oh, Thoma ha Armageddon in recuperato la box. posizione. Allora, David Thoma ha recuperato la posizione su Giacomo Pipita Sì. Con e è molto vicino l'undercut Merlo. della. Sì. Merlo 2 hard Vediamo così. comunque, quindi hard per il momento. Poi sta facendo un'ottima gara Merlo, sulla strategia conservativa, tranquillo, non male. Attenzione perché Badoer prosegue. Armageddon è andato in Anche box Poseidon comunque. prosegue, quindi vediamo. Io sapevo che Badoer oggi mi diceva in gruppo che voleva provare a fare una parte finale di gara molto aggressiva, mettendo la soft per provare comunque ad annullare o a limitare i danni della penalità, perché ricordiamo che Badoer affronta questa gara con una penalità di 10 secondi per il Sì, contatto. Diciamo avvenuto esatto. tra lui e Samuele a Singapore, dove praticamente è costato il ritiro a Contatto Samuele. lag. Sì, contatto lag. Armageddon comunque hard di nuovo per lui. E va fino in fondo. Poseidon io credo che potrebbe rientrare E mette una soft. e montare la media. La soft no, No, vedendo i magari livelli di va. usura che hanno Vediamo se magari punta non. ancora due giri. No, io credo Se che si ferma al rientrerà a montare 21esimo una può media. farcela. Beh, se si ferma adesso al prossimo sicuramente media, certo. Io credo che si Infatti, fermerà, infatti sta box. rientrando. Vediamo. Badoer, vediamo cosa farà lui. Badoer Continua prosegue. Badoer. Sì. Forse vuole fare esattamente quella strategia che ti dicevo. Anche Axel continua. Vediamo Poseidon Andiamo intanto, Armageddon ancora comunque, hard. andiamo Armageddon. Eh sì, anche lui. Due Poseidon hard. hard per lui, quindi 8 giri di hard. Attenzione. Magari non ha più medie, credo che non abbia più medie, però boh. Partito con la media, Sì. doveva averla un'altra media in gara. Che strano. No, Magari se non ha si fida dell'usura. scelto. No, se ha scelto, diciamo, standard ti porta la soft Ah e beh, 2 o 3 di certo. hard, più No, la gomma con cui ti qualifichi. io dicevo se avesse scelto la strategia più dura, quindi doveva avere anche un'altra media. Quindi una media e una hard. In più. Penta Tanto il adesso quinto vediamo. comunque. Mi sa Badoer che si per riferma ora comunque è in Vettel. Tu cosa testa. dici, Omar? Perché comunque si è fermato molto presto. Sì, Quinto forse farà giro, uno poi sprint dovrebbe. finale con Cos'era? le soft. Decimo? Cos'è? 12-13esimo No, giro? 12, sì. Doveva fare un altro. Sicuramente uno sprint con la gomma soft finale, certo. Quindi farà 3 soft, è pazzesco, troppa usura. Attenzione perché il cielo sembra diventare più scuro, anche se non è prevista pioggia, però. Spaccio si è fermata, ha messo gomma media. Quindi i piloti hanno scelto Badoer, non si è ancora fermato. Axel non si è ancora fermato. Poseidon 2 hard in questo momento. Armageddon 2 hard. Vettel ha messo hard media. Vi spaccio hard media anche lui. Morrison hard dopo la soft iniziale. E Devil Thomas hard anche lui. Per le prime Sì, 8 ha posizioni. passato anche Merlo. Vediamo che adesso Sì. Merlo è Tanto Armageddon braccato giro veloce, da. 37-7. È braccato da Giacomo Pipita che lo tampona. Forse ha rallentato un po' troppo in quel tornantino Merlo. Inizia ad avere tanta usura di gomma, scivola la macchina da tutte le parti. Anche lui credo che a breve si fermerà per Oh, è entrato montare un nuovo Badoer. treno. Omar, è entrato Badoer, ha messo gomma soft. Ed è spuntato fuori di nuovo terzo. Questa qua è la strategia Attenzione che avrei perché. optato io in Silver se avesse comunque avuto questa variabile di meteo, cioè tutta la gara asciutta.
media, hard, soft, usando tutte e tre le mescole a disposizione. Sì, anch'io Quarto avrei Vettel, preferito quinto una gara Axel, tutta asciutta attenzione. perché Eh sì. avrebbe messo sicuramente in difficoltà un po' di più a livello di usura i Attenzione, piloti. Axel all'interno. Oh, contatto anche Axel con la soft Sì, comunque. sono si è appoggiato, ma niente di così eclatante. Badoer e Axel stessa strategia. Anche i due con la gomma soft. Attenzione, vediamo se si Attenzione perché infilta come Axel prima. No. Ne ha fatto una staccatona decide di sfruttare folle e è andata alla grande. Vediamo qua. il DRS. DRS. Esterno. Andiamo all'esterno. Io qua staccherei profondo. Anche Vettel stacca profondissimo. Io Ma staccherei tira profondo all'interno. e Vettel! E si è girato. E ha voluto mantenere la attenzione. posizione. Ha tirato una staccata folle. Sì, io avrei, no, io fossi stato in Axer, avrei puntato più verso fine pista, lasciato fare la staccatona folle, incrociato, poi con la gomma soft, miscela grassa e DRS, l'avrei passato Sicuramente Axel non si aspettava una senza staccata rischiare. così da parte di Vettel, quindi. Tanto vi spiace se con l'errore di Vettel si è attaccato a lui. Le due Ferrari molto vicine. Morrison settimo. Ottavo Devil Toma, che ottima gara. Comunque. Giacomo Pipita nono. Decimo Merlo, che non si è ancora fermato. Dovrà fermarsi per forza, non ha messo. Stessa Sì, mescola, no, no, Merlo ha quindi fatto dovrà hard, hard, sicuramente. se Appunto, si deve dovesse per forza farcela ad arrivare fermare. fino a fondo. No, no, perché? La No, mescola obbligatoria è deve. l'hard. Eh sì, ma deve comunque Usare fermarsi la per montare seconda un'altra mescola, gomma. sì. Per no, per usare una mescola differente da quella normale. Cioè, non puoi usare due mescole uguali, quello intendo. Sì, Non può hai ragione. mettere Si deve fermare per hard, forza. deve Penso che fermarsi allora per forza. metterà una soft. Probabilmente metterà una soft Sì, perché assolutamente. oramai è il 22esimo giro. Sì, hai ragione, scusami. Ero Figurati. concentrato sul fatto della regola Sì, della la gomma regola obbligatoria. dell'hard c'è su questa pista che è obbligatoria, non è obbligatoria la media. Intanto giro veloce per Axer. Non è obbligatoria la media, Attenzione, quindi sì, soltanto una 36 mescola 6, gran obbligatoria. tempo. Obbligatoria soltanto l'hard in questa pista, però mettendo hard per forza deve comunque Sì, ci cambiare vuole una mescola, seconda mettendo una mescola. mescola diversa. Sì. Adesso i distacchi si sono un po' cristallizzati. Proviamo un Cristallizzati, attimo a sì. vedere. Allora, Poseidon è Davanti. primo. Sì, e da 7 secondi e 9 di vantaggio su Armageddon che è secondo. Badoer in terza posizione, però con la penalità di 10 secondi andrebbe a 22 secondi, quindi scalerebbe. Siamo in quarta posizione, attenzione perché le due Ferrari sono in lotta. C'è Molto vicine, sì. Vispaccio che sta Largo un pochino pressando Vettel. Vettel, forse Vettel è già un po' in crisi di gomma, vediamo se riuscirà ad Eh arrivare sì, in dovrà fondo. fermarsi, era il ragazzo che doveva fermarsi perché lui ha messo la media al tredicesimo giro, quindi già 10 giri. Anzi no, forse è un errore da parte mia, vediamo quando si è fermato. Sì, si era fermato presto, si era fermato, quindi Fine quindicesimo. è strano perché comunque allora si possono fare 13 giri con la media, è difficile, però si possono fare. Però considerando che lui ne ha fatti pochissimi con l'hard, a questo punto non vedo come possa farne molti di più con una mescola più tenera. Attenzione, si fa da parte, si fa vedere un po' Armageddon 6 secondi di. di penalità in questo momento comunque. Infatti rientra, Vettel rientra ai box. Qua molto interno, McLean, vediamo se ha preso lo taglio, che il gioco glielo dà. E infatti penalità è 3 secondi ancora perché ci va due avvertenze, quindi 9 secondi. Vettel 9 secondi. Quindi Poseidon primo e non ha penalità, quindi gara in tasca. Armageddon c'ha 3 secondi.
Vediamo se ne prenderà altre. Cioè, Merlo intanto ha montato la media, quindi ok, la sua strategia è completa. Probabilmente molto non ha conservativa, portato soft. Sì, avrà avuto molti problemi di misura, sì, perché hard media non l'ho visto, credo, fare a nessuno nel weekend. Eh no, assolutamente no. E poi quindi non l'hai vista nessuno per il semplice motivo che in tutte le categorie del TST in questa settimana ha sempre piovuto. In gara, sì. Almeno. Ma neanche però, anche nelle simulazioni hard sì. Media forse un po' troppo conservativa. Molto, molto conservativa. Bisogna capire se penalità ancora per Armageddon. Problemi di chiusura. 6 secondi per Armageddon. Bado era 0 secondi comunque, è pulito. Un avvertimento tutta la gara. Vediamo se Axe era penalità. Allora, facciamo un resoconto di tutte le penalità. Attenzione, perché Axer ha passato in pista Badware. Sì, entrambi senza penalità. Sì, però ricordiamo che Badware ha 3 secondi. I 10 secondi. Lui c'ha 10 secondi. 10 secondi. Sì. Vediamo, Badware adesso si trova. Quindi in questo momento da Vispaccio c'ha 7 secondi, perché c'hai 7 Badware secondi di distacco. A 12 secondi dalla vetta, Vispaccio si trova a 27, no, ne ha 15. Quindi per ora la seconda posizione, 12, la quarta posizione 12 di Badware, 27 Vispaccio, sono 15. 15, sono 7. Devi togliere soltanto 7 dei 15, quindi è dentro. Per ora è tranquillamente quarto. Perché chi è che ha 7 secondi di penalità, scusami? No, perché 10 ne ha Badware, perché deve scontarli. Non ha penalità. No, la distanza adesso, la distanza tra Badware e Vispaccio sono 15 secondi. Badware ne ha 10, no, quello quindi di, ha un quello margine di 5 io. Secondi ancora. Sì. Quello che dico io, che sono 15 secondi del distacco tra loro due in pista. Vispaccio c'ha 3 secondi di penalità, Badware è pulito, quindi dicevo che quindi sono 10 secondi ulteriori c'è Badware. Secondi. Esatto. Sono 8 esatto. Secondi, quindi no, scusami, 7, di più, sono 13 secondi. Secondi. Vediamo quanti ne ha adesso. Sì, 18. 28. Adesso 28 dalla vetta. Allora, Vispaccio perde praticamente 28 dalla vetta. Dov'è? E Badware è a 12. 28. Badware a 12 sono 16, 16 più 3, 19, 19 meno 10 sono a 9 secondi di distacco uno dall'altro. Esattamente. Considerando esatto. Le penalità che hanno, i 10 secondi di Badware e i 3 secondi di Vispaccio. Esatto, Vispaccio è praticamente fuori dal quarto posto, sì, Axer, onde evitare. Axer si è ripreso il podio, peccato per lui perché ha compromesso la sua gara nelle fasi iniziali, credo che... Adesso è a 11 secondi, se chiude la gara a meno di 10 secondi da Poseidon, che probabilmente starà anche gestendo un pochino, avrebbe magari potuto con questa strategia giocarsi la vittoria finale. Peccato per quell'errore. Tanto Miki scrive, peccato per il podio sfumato di Badware. Era comunque difficile la sua gara, era in salita visto i 10 secondi di penalità che gli verranno aggiunti al tempo di gara. Sì, perché Axer comunque lo sta distaccando. Sì, sì. Beh, comunque un quarto posto non è male, ecco. Intervento. Esatto. Con la soft sta girando in questo momento in 39-6 l'ultimo giro. Dopo il 37-4 che ha fatto, sì, fa 37-4, 38-5, 39-6. Tanto degrado sarà sorta, sì, assolutamente. Adesso 38-1 fatto. 38-1 Axer. 38-1 Axer, vediamo Badware, scusami. 38-2, quindi ha fatto un errore nel giro precedente. Sì, tanto Axer quindi sta tornando a perdere dai primi. Qui mi stanno girando più forte. No, intanto Dionemesis 6 box, di nuovo. Tanto Vispaccio comunque quinta posizione, una buona gara considerando che è la sua prima col volante.
Intanto Merlo è stato doppiato da Poseidon. Vediamo Poseidon quanto gira. Fatto vedere cose interessanti comunque. Il giro di qualifica era tutt'altro che malvagio. Poseidon ha appena fatto il suo giro più veloce, 37,4 con la hard in Gran questo tempo. momento. È un gran tempo. Ha Prima si girato vedeva che 38 guidava bene. basso, ha girato 38 basso praticamente gli ultimi 5 giri e adesso ha fatto 37,4. Ha fatto Sì, un sì, sì, sì. tempone molto molto buono. Ma infatti uno, cioè, anch'io mi ritrovavo nelle simulazioni a fare più o meno i suoi tempi perché, cioè, vedo il suo stile di guida molto simile al mio, abbastanza pulito. Ah, c'è Quindi Armageddon quando che è arrivi, attaccato. Ma come sta girando Armageddon? Pazzesco. quando arrivi a 37,7, 37,9. Scusami Omar. Sta girando anche quando Armageddon arrivi a molto forte. svuotare, sì, però a 5 secondi di stacco Sì, da dicevi Poseidon. Omar. No, comunque, no, che quando è in guida comunque pulita, arrivi a un certo punto che la macchina si alleggerisce talmente tanto di carburante, poi l'ho notato soprattutto in questa pista, che alla fine ti trovi a fare giri più veloci, quasi a finire della vita della gomma, perché l'effetto carburante incide di più rispetto a quello che è la perdita di grip data dall'usura della gomma. Quindi è Certo. strano, cioè di solito non funziona così, di solito anche diciamo andando a scaricare la macchina di benzina non riesci a trarne un grosso vantaggio perché appunto le gomme man mano che giri perdono grip. Invece in questa pista sono molto costanti a livello di grip, hanno usura ma non degrado prestazionale, infatti il grip rimane più o meno costante, sono la consistenza del passo del pilota e la gestione della macchina. Comunque, ultima curva per Poseidon, che ha fatto una gran gara, non ha sbagliato niente, è rimasto concentrato e va a Ultima curva. vincere il Gran Premio di Malesia. Categoria Academy, bella gara. Doppietta Williams. Attenzione, Poseidon, Merlo doppiato. vincitore della gara, molto molto bene. Axar Attenzione terzo. perché siamo arrivati a Badware. Quarta posizione. Vispaccio. Sì, dovrebbero passare tranquillamente i 10 secondi. Sì, tranquillamente quarto, sì. Intanto aveva Attenzione, messo vedo gomma una gomma buca soft per fette. Vispaccio. Vedo una gomma buca all'anteriore sinistra, però probabilmente è un No, bug no, no. grafico. Sì. No, io non lo vedo buca, no. Quindi quinto Arriva Daly Vispaccio me lo dà. Morrison. Buono. Daly Morrison sesto. Vettel dopo tre soste alla fine. Sì, tre soste. Vispaccio c'ha 6 secondi di Attenzione. penalità comunque, quindi Giacomo però è Pipita ottavo. tranquillamente. Ottavo Kubica, nono Devil, decimo Devil Merlo. nono, era davanti, quindi non so, probabilmente ha commesso un errore. Ah, un'altra sosta per lui, gomme soft, probabilmente non è riuscito ad arrivare fino in fondo Sì, gomme e soft per Thomas. Devil Thomas. Ottavo Giacomo, conclude la gara. Anche lui. Quindi i primi punti per David Thoma al debutto, ottimo, eh ottimo. sì, Nono. due punticini che non Non sono so male, male, fanno non bene so al male, sì. morale. Ecco qui la classifica Niente, finale. facciamo. Poseidon, Allora, Armageddon, dai. Axel e il podio. Poi abbiamo Badoer con 10 secondi di penalità sulle spalle per la penalità. Poi abbiamo Vispaccio quinto, però Badoer in questo momento resta quarto, giusto? Sì, Sì, perché va 27 assolutamente. secondi Vispaccio già va a 6 secondi poi contro di i penalità, 42 quindi di assolutamente. Vispaccio. Sì. Sì. Quindi quarto A questo Badoer, punto. Vispaccio quinto, sesto Morrison, settimo Vettel, ottavo Pipita, nono Devil Thoma, decimo Merlo, undicesimo TST Rosberg. A questo Ora punto passiamo invito i ragazzi che ci all'intervista. stanno seguendo col chattino, se hanno delle domande le gireremo poi ai piloti e Sì, ora intanto Alex, se invito vuoi, il podio. iniziamo a, esatto, a procedere ad invitare il podio. Solo il podio, invito qualcuno di rincalzo, come vuoi tu. No, dai, facciamo il podio, poi vediamo eventualmente se c'è tempo. Certo. Ciao Poseidon che è entrato, adesso invitiamo Ciao ragazzi. Armageddon. Ciao. E Axel.
Anzi, se mi permetti, inviterei anche TST Rosberg proprio per capire il contatto che ha avuto all'inizio, anche se ha Beh, io già adesso staccato. no, No, inizierei ha già Alex, sì, staccato. no, ma Niente. inizierei a sentire il podio e Sì, vediamo un ok. attimo. Allora, buonasera ragazzi, vi chiedo di includere ovviamente a tutti l'audio e direi di procedere con ordine partendo dal primo classificato e quindi vincitore del Gran Premio di Malesia, THC e Poseidon. Buonasera. Buonasera ragazzi. Bene, è una gara. Beh, intanto, allora, prima di tutto, prima di partire con la domanda e prima di farti parlare, volevo farti personalmente i complimenti perché quando sono stato in onboard con te ho notato che hai una guida veramente, veramente pulita. Cioè, mi apprezzo come il tuo stile di guida. Cioè, secondo Grazie. me, se tu, diciamo, decidessi di intraprendere la via della simulation, saresti uno di quelli che ha già un'idea di come impostarsi, perché guidi veramente pulito e secondo me una volta capito il limite non faresti tanta fatica come potrebbero fare magari tanti altri piloti che guidano un po' più tipo rodeo, ecco, se possiamo così definirlo. Tu invece hai veramente una guida molto pulita, molto bilanciata e mi sentivo di farti i complimenti. Grazie Allora, mille. detto questo, volevo, vabbè, complimentarmi perché hai fatto veramente una bella gara. Sei quello, tra quelli di testa, quello che ha sbagliato meno e alla fine ha pagato. Quindi, niente, se vuoi raccontarci dal tuo punto di vista com'è andata la gara. Ma diciamo che sono partito in qualifica, non ho fatto un gran tempo, infatti sono partito nel mezzo. E vabbè, alla partenza ho deciso di non rischiare niente, infatti stavo dietro, mi sono fatto pure passare da Vettel, proprio ho cercato di evitare qualsiasi contatto perché comunque la gara è lunga e come si è visto alla fine meglio evitare contatti alle prime curve per magari cercare di tenere una posizione che poi non ha senso rovinarsi tutta una gara. Quindi niente, sono rimasto dietro, non so cosa sia successo con Sam, mi sono accorto dopo che era stato squalificato. Ho visto Vettel che ha avuto un testacoda per colpa di Ali Morrison che comunque stava laggando molto, infatti anch'io ho avuto molta paura quando ce l'ho avuto davanti perché era dietro l'Armageddon e non sapevo davvero se passarlo o no perché a un certo punto me lo trovavo attaccato e nel rettilineo era praticamente lontanissimo, quindi non sapevo come reagire. Poi per fortuna mi sembra abbia fatto un errore, sono passato dentro e poi lui era su soft quindi ha dovuto fermarsi. Per il resto, dopo che sono andato in testa, che ho superato Erma che aveva qualche problema, si vede sulle gomme, da lì sono riuscito a prendere un po' il distacco sui 4-5 secondi e sono riuscito sempre a praticamente a gestirmi la gara tenendo d'occhio Erma. E sono contento che abbiamo fatto la prima doppietta Williams della stagione. E niente, comunque gara, come hai detto tu, per fortuna la prima gara senza penalità. E niente, sono contento della vittoria. Bene, ti facciamo ancora i complimenti. Alex, tu hai domande? No, l'unica cosa che potrei dirti, che ho notato pure io, concordo con Omar quello che ha detto in precedenza, è una gara, è una guida molto molto pulita. Infatti ti faccio i complimenti per la guida che hai. E poi per la gara in sé, hai fatto un'ottima gara con sulla costanza, hai fatto dei tempi allucinanti verso la parte finale della gara. Con un 37-4 che abbiamo visto, ci siamo sorpresi io e Omar, hai fatto dei temponi, quindi complimenti per la gara e per la vittoria, bravo. Grazie mille. Ok, a questo punto andiamo sul secondo classificato, Armageddon, buonasera. Buonasera. Niente, terzo posto a Singapore, secondo posto qui in Malesia, primo in Giappone? No, in Giappone no. No, dai, scherzi a parte. Ti abbiamo visto forse con qualche errorino di troppo nella fase iniziale di gara e poi una partenza super che poi ovviamente il gioco diciamo si è disallineato e infatti penso che tu te ne sia accorto, avevi il tuo orologio tra virgolette di gara che non era allineato con quello degli altri, infatti i distacchi a livello diciamo cronometrico erano molto più elevati rispetto a quello che poi era a livello visivo. Ecco perché.
Io adesso capisco. sì. Non riuscivo a capire perché vedevo Axe era 6 secondi da me. Non mi sembrava così vicino, capito? Invece era molto più lontano. Infatti è arrivato a 12 secondi da me, quindi ecco la risposta. No, comunque all'inizio sono partito prima perché il semaforo mi si è spento prima. Dopo ho visto che gli Sì, altri non sì, sono sì, sì. partiti e mi sono fermato, li ho aspettati, giustamente. Tanto non potevo andare via così, dai. No, comunque sì, Allora, ho avuto dei sì. problemi perché ho usato trazione media per la prima volta. Mi sono un po' allenato in settimana e dai, è andata bene, dai, per essere la prima volta. La Ed è gara, una niente, dimmi, dimmi. soddisfazione. Vai, Omar. No, è stata una bella soddisfazione allora. Sì, non pensavo di finire la gara, sinceramente, con trazione media. Vabbè, prosegui pure. No, poi niente, quando all'inizio ho avuto un po' di problemi, che non avevo ancora il passo buono, perché dovevo ancora un po' ambientarmi con la pista. Dopo un po' che ho preso il passo, mi ha passato Poseidon e ho cercato di stare lì abbastanza vicino, e vedevo che non ero molto lontano come passo gara, perdevo quei 2 decimi al giro, penso. Sì, più o Dopo, meno sì. niente, sì, 2 o 3 decimi di passo al giro. Dopo niente, ho visto che comunque sia consumavo abbastanza. Ho fatto il primo stint con le medie fino al settimo giro, ho messo le hard e poi ho pensato di mettere le medie gli ultimi 9 giri, ma ci ho ripensato e ho messo le hard andando in grassa fino alla fine. Dai, alla fine è andata bene, dai. Qualche errore di troppo, però dai, la Una gara. domanda. Dimmi. Vi siete parlati per rientrare ai box, visto che comunque eravate tutti, entrambi su Williams per non trovarvi accavallati, oppure è stata una semplice coincidenza che comunque si fermava sempre uno e l'altro il giro dopo? No, è stata una coincidenza Coincidenza, perché proprio non ci sì. siamo parlati proprio. Quindi coincidenza Sicuramente ba barra lui, sì. fortuna. Sì. Sicuramente lui ha fatto la gara su di me. Mi fermavo io, poi si Sì. fermava lui. Dai, Ok, ho capito. una Okay. buona Infatti, ecco, gara. spiegato. Infatti, stavo all'inizio, dicevo, beh, si sono sincronizzati bene perché settimo, ottavo giro. Invece non è stata fortuita come cosa. Sì. No, l'unica cosa che mi sento di dirti è la prossima volta tu spingi. Nel senso, io spero che non si spengano più i semafori prima. Se ti si spengono prima, comunque il gioco alla fine ti allinea col cronometro. Quindi facciamo, tu parti 2 secondi prima e però fai 50 secondi di gara. Adesso dico dei numeri molto semplici. Uno che parte dopo di te e fa 49 secondi, anche se sul traguardo ti arriva un secondo dietro, poi vince lui la gara. Hai Ah, capito? Perché il suo tempo di gara è inferiore al tuo. infatti primo giro, visto Hai che capito? io ero primo, Ali Morgan un secondo, ha girato 2 secondi più veloci di me. E non riuscivo a Eh capire, sì. boh. Eh No, sì. io capito, ho visto che ero molto troppo avanti, dai, aspetta, non sapevo che il tempo si allineava a fine gara. Sì, alla fine poi rimette in ordine, nel senso è una cosa che succede sempre automaticamente, però ovviamente essendoci sincronia nell'avvio della gara, tutti gli orologi sono allineati, quindi le posizioni in pista poi rispecchiano quella che è la griglia d'arrivo dei vari tempi di gara. È ovvio che se uno parte 2 secondi prima, dopo questo discorso va un po', tra virgolette, alle ortiche, ecco, quindi. Per le prossime volte, speriamo non succeda più perché questa settimana è successo troppo spesso. Sperando che non succeda più, però se dovesse succedere ancora, tu continua a spingere come se non ci fosse un domani, perché poi alla fine tanto la classifica viene fatta sul tempo di gara e non sulla posizione effettivamente ottenuta in pista, ecco. Niente, terzo classificato, TST Axer. Buonasera. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Marco. Ah, scusami, Alex, tu avevi domande per Erma? No, complimenti per la gara, Erma, bravo, bravissimo. Guarda, ottima gara, tranquillo sulla costanza anche te, quindi bravo, Grazie, Niente, Axel, buonasera. Ale. Buonasera. Una buona gara, anche se c'è stato quell'errore iniziale quando avevi appena preso la testa. E che eri in battaglia con Erma che non ci voleva, insomma. Da lì hai perso poi quei 10 secondi che poi ti sei tra virgolette trascinato di ritardo fino a fine gara, se no saresti stato comunque lì nel pacchetto di mischia.
Sì, purtroppo quell'errore là non ci voleva. Ho beccato con la ruota posteriore sinistra l'erba e quando ho aperto tutto il gas e mi sono praticamente girato, sono uscito fuori. No, avevo un gran passo. Per fortuna poi durante la gara, un po' per fortuna, un po' per altro, sono riuscito a finire terzo. Sì, sono stati tanti piloti comunque che hanno commesso tanti errori, qualche contatto nelle retrovie, poi piloti che hanno avuto tanta usura gomma che hanno dovuto fare anche tre soste, insomma c'è stato veramente un po' di tutto. Diciamo che forse in una gara dove non c'è stata l'incognita meteorologica c'è stata un po' l'incognita piloti, nel senso che alcuni diciamo si sono mischiati le carte da soli, se posso tra virgolette dirla così. E te sei uno di questi, nel senso che comunque avevi comunque appena ottenuto la prima posizione, era quello il momento di rimanere più concentrato, provare a aprire un piccolo gap. E purtroppo è arrivato quell'errorino che non è un errore tra virgolette grave, però ti ha causato un danno grosso poi su tutta la gara, perché sei andato molto nella via di fuga, sei stato bravo a tenerla, a non andare a muro, però hai perso veramente tantissimo tempo Sì, con quell'escursione. mi ha condizionato È stato un tantissimo peccato, quell'errore lì. perché comunque abbiamo visto che hai perso più o meno sui 10 secondi e sei arrivato sempre più o meno con quel distacco a fine gara. Quindi, sai, facendo due conti sarebbe stato abbastanza prevedibile che tu fossi stato con loro a giocartela, insomma, fino alla fine, Sì, mi senza sarebbe particolari piaciuto. problemi, perché, vabbè, dai, le gare sono, purtroppo, sono anche questo, no? Si impara Eh sì. sbagliando e in teoria si diventa poi più forti per la gara dopo. Esatto. Allora, tu, Alex, hai domande? Beh, diciamo, la domanda che non ti ha fatto Belfiol, raccontaci un po' la tua gara, come mai, anzi, a parte l'errore che hai fatto un'ottima gara, e se pensavi di vincere, non so, aspettativi che potevi avere su questa gara, a parte il podio Allora, comunque. sì, beh, allora, il podio ci puntavo, perché comunque anche nelle prove libere che abbiamo fatto, o comunque nelle prove a tempo, giravo abbastanza bene. Scarico, facevo dei buoni tempi. E l'unica cosa è quel piccolo errore che ho fatto all'inizio, che poi non ho fatto più per tutti gli altri giri e mi ha fregato un po'. Sennò mi sarebbe veramente piaciuto stare davanti con Erma e Poseidon a battagliare un pochetto. L'unica cosa mi spiace anche per Lore, per Vettel, che non mi ricordo il giro, all'ultima curva io ho tenuto largo largo e si è girato, penso che mi abbia preso sulla posteriore sinistra. Quello mi spiace veramente tanto e non era mia intenzione. Poi non so. Bene, bene, ok, perfetto. Un'ultima cosa, voglio dedicare il Certo. terzo posto alla mia ragazza che mi sta guardando per la primissima volta, ce l'ho fatta a farla far vedere la gara a lei, la prima volta, la dedico a lei. Sei un copione. Bravissimo, perfetto. Salutiamo la tua ragazza. Allora, se Omar hai domande ancora per Axel, se no facciamo una domandina al volo a Bador e poi possiamo concludere. Cosa dici? Sì, dai, beh, Badoer, t'abbiamo visto. Ciao, buonasera innanzitutto. Ciao, ciao a T'abbiamo tutti. visto bene fino a quando hai montato la soft. Lì dovevi spaccare e invece Invece. poi sei un pochettino naufragato nella tua strategia che doveva, tra virgolette, consentirti di limitare i danni, causa comunque la penalità. Diciamo che cosa ti aspettavi sapendo di partire con 10 secondi di penalità e se il risultato rispecchia comunque quelle che erano le tue aspettative alla vigilia? Ma, beh, sì, quando ho montato avevo troppa usura comunque, per quello non ho sfruttato la soft perché già dopo 3 giri ero sopra il 30% e ho concluso con il 90% di consumo, quindi non sono riuscito proprio a sfruttarla. Infatti, ho detto, metto la soft che avevo qualche secondo di vantaggio su Axe e magari riuscivo a prendere 10 secondi, ma era veramente impossibile o quasi.
invece ho perso e ho rischiato di bucare, di non finire la mia gara o finirla dietro e niente. Sulla gara devo dire una cosa, non me l'aspettavo sinceramente di andare, tra virgolette, così bene. Cioè, sapevo che avevo un buon passo, ma non così buono in fondo, infine. Mi A me è piaciuto dispiace molto la tua per... costanza, Johnny, davvero. Cioè, pensavo di non essere così, cioè, allenato, ecco, allenato su sta pista. Invece, Ma mi sono sinceramente, se devo divertito dirti la verità, perché... all'inizio pensavo che riuscissi ad aggrapparti comunque al podio, prenderti il podio su Axer, però avevi questa penalità di 10 secondi, però visto che ti ha sorpassato anche in pista, io credevo che comunque ve la Sì, lottavate no, fino alla fine, sul però poi comunque non sei riuscito alla quando ho visto fine a starci che dietro. ma quando ho visto che ormai perdevo troppo perché io consumavo, non dico il doppio, ma parecchio più di Axer, una volta che mi era arrivato sotto ci siamo parlati e non abbiamo nessuno dei due ha voluto rischiare e tanto sapevo che se non cioè avevo 10 secondi di penalità e quindi la mia gara è passata da lui a Vispaccio, stare 10 secondi avanti e ce li avevo e sono arrivato. Tranquillo, l'ultimo giro l'ho fatto veramente lento perché la gomma secondo me stava per esplodere, però visto che avevo quasi 20 secondi da Vispa ho concluso tranquillamente. Perfetto. Omar, domande, conclusioni? Bah, niente, beh, direi che la gara tutto sommato è stata anche piacevole. Ci sono stati diversi colpi di scena, molta azione in pista comunque da parte dei piloti e volevo fargli i complimenti a tutti. David Tom è ancora in gruppo? Sì, ci sono, ci sono. Hai incluso il tuo audio? Dai, ti faccio una domandina anche a te. Buonasera a tutti. Hai incluso l'audio, Ciao, Devil? Devil, Mi mi sentite? senti? Sì, Sì, noi ha ti incluso sentiamo, ma tu l'audio? hai incluso l'audio? Sì, includi, sì, a posto, sì. Hai In alto a fleggato destra, in alto, il scusami, in alto a quadratino? sinistra il quadratino. Sì, ce l'ha lì sopra, sono a posto. Ok, perfetto allora. Tranquilli, ok. No, allora, volevo dire, chiederti una domanda semplice, dai, com'è andata la tua prima gara? Diciamo, è andata molto bene, dai. Pensavo di fare molto peggio, però... No, dai, sono contento, sono sincero, sono molto contento. Ho fatto piccoli errori che terrò in mente sulle prossime gare, però ci stanno, dai. Mi sono divertito, ecco. Quello che dovevo fare l'ho fatto e basta, sono contento così. Bene, dai. Buona permanenza comunque, speriamo che comunque ti troverai molto meglio e a tuo agio nelle prossime gare e quindi non ti preoccupare, l'esperienza te la farai tranquillamente perché abbiamo visto qualche sorpasso un po' azzardato all'inizio e quando ti eri girato un po' in testa a coda, non so se ti ricordi al Torrentino inizio gara. Sì, infatti Ecco, sì. lì l'abbiamo visto e proprio ne parlavamo proprio magari di poca esperienza nel campionato, ovviamente ti rifarai. E assolutamente non devi farti problemi perché comunque è fatto apposta il campionato per correre insieme a noi e divertirsi Certo. insieme, quindi stai Sì, tranquillissimo. Quindi Omar, conclusione. Sì, David, scusami, vai. ma infatti mi sono scusato anche con Vispaccio perché c'è stato, penso per causa mia, un piccolo contatto dove lui si è girato, ma fortunatamente è riuscito subito a mettersi in corsa. Cioè, lì probabilmente è stata colpa mia, ma ho già chiarito anche lui giustamente, ma tranquillizzato dicendomi vai tranquillo perché è la tua prima gara e non ci faccio molto caso. Difatti voglio chiedere scusa a tutti i piloti dell'Academy che hanno corso con me stasera, non so per qualche motivo li ho toccati o ho fatto qualche errore, gli chiedo scusa. Tutto qua. Perfetto, quindi ti facciamo comunque i complimenti comunque per l'ottima gara che hai fatto e comunque la continuazione per la permanenza nel TST e per le prossime gare in bocca al lupo. Quindi. Omar, Crepi il lupo, grazie. conclusioni e saluti per
streaming e concludiamo. Lo faccio io Sì, come vuoi niente, te. vabbè, conclusioni, è stata un'altra settimana intensa per il TST, ci sono state tante belle gare, tutte bagnate tranne questa che dove il meteo è stato più clemente. Niente, ricordiamo i nostri canali, il club su Xbox lo potete trovare come F1 Championship TST F1 Racing, i canali Twitch TST F1 Racing, TST F1 Racing 2 e 3. Siamo sui social, siamo sia su Twitter che su Facebook e poi infine potete trovarci su YouTube dove troverete tutte le gare della stagione del TST. Vi ringraziamo per essere stati con noi fino alla fine, vi ringraziamo come al solito per la partecipazione tramite il chattino e vi auguriamo una buona serata. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Buonanotte, ciao, ciao.